Anno nuovo, semina di patate nuova. Quest'anno cambiamo qualcosa. Bisogna sempre cercare di cambiare, di migliorarsi, di sperimentare. Io sono fatto così. Allora, partiamo dalle patate tagliate e poi arriviamo alla cenere di legna e poi vi racconto qualcosa. Allora, però prima guardiamoci la sigla, dai. Ok, vista la sigla, allora guardiamo un po'. Ho tagliato le patate lasciando una o due gemme per lato. Ora, se voi guardate, le gemme è da dove poi escono le radichette, le radici, e da qui parte la nuova pianta. Le ho tagliate e le ho lasciate riposare una notte, ma vanno fatte riposare circa un paio di giorni, insomma, perché questa parte qui si deve cicatrizzare e deve fare la barriera contro i parassiti, le spore fungine che si trovano normalmente nel terreno. Quindi una volta tagliata si fa riposare. Ora mi era capitato di vedere, anzi me l'hanno segnalato, ringrazio, uno spezzone di video della Rivoluzione dell'Orto, è un bel canale, lo ringrazio per questo suggerimento, dove gli anziani gli hanno detto di utilizzare la cenere di legna per aiutare la cicatrizzazione e per dargli una spinta come concime naturale alle patate che dovranno poi essere messe a dimora. Perché la cenere di legna? Io l'ho sempre utilizzata nei solchi delle patate perché è ricca di potassio, c'è circa il 35% di potassio la cenere di legna, legna vergine, perché se bruciamo le scorie radioattive non è che andiamo molto lontano. Tenete conto che le patate amano tantissimo il potassio, ne hanno bisogno, quindi mettendo la cenere di legna, coprendole, adesso vi faccio vedere come ha fatto lo youtuber, le farò anch'io, si crea una patina più velocemente e contemporaneamente si comincia a concimare la patata. La tecnica utilizzata era quella di mettere uno strato di cenere in una cassetta e adagiarvici sopra le patate. Allora, queste sono patate da semina, le ho acquistate l'altro ieri, vedete sono già avanti come germinazione, quindi le faccio riposare ancora oggi e domani le metto a dimora. Sempre parlando di potassio, tenete conto che io avevo utilizzato la Borlanda negli anni scorsi, che è ricchissima di potassio, come concime. Quest'anno la utilizzerò ancora, vediamo un po' come va. Nel frattempo doloro il potassio tramite la cenere di legno. Bene, vado avanti, quando sono pronto riprendo il video e le mettiamo a dimora. Vedremo quindi il sesto di impianto, vedremo la profondità di semina e un po' la gestione del terreno. Allora, così è come si presenta il mio campo di patate, piccolino, sono 50 metri quadri circa. Ho acquistato 5 kg di patate, quelle che avete visto. Non so neanche se ci vanno tutte, se no dovrò poi metterle nei cassoni no dig, come ho fatto lo scorso anno, che ho avuto ottimi risultati. Ecco qui. Allora, i solchi non sono profondissimi perché li ho fatti a mano qualche giorno dopo che ha piovuto, quindi la terra si è un po' inzuppata, si è un po' appesantita, e questo è il mio terreno, ci devo fare i conti, ci devo convivere, non ci posso fare praticamente nulla, ho solo attrezzi manuali per fare i solchi, mi devo procurare un assolcatore da mettere sul motocoltivatore o sulla motozappa, e forse quest'anno è l'anno giusto per farlo. Allora, vediamo un po' le patate. Queste sono le patate dopo 48 ore da quell'operazione che avete visto prima. Ho messo un po' di cenere sopra, giusto così. La parte tagliata si è completamente asciugata, si è cicatrizzata, quindi questo è adesso uno scudo contro eventuali spore, contro eventuali parassiti, e quindi è un'operazione corretta. Ho cercato di lasciare uno o due gemme dove le ho trovate, ce n'è una dove ne aveva soltanto una di gemma e l'ho lasciata intera, se mi capita ve la faccio vedere. Fatto sta che comunque sono così, dai, ci sono un paio di gemme, una o due gemme per lato. Le mettiamo a dimora. Allora, sesto di impianto delle patate, 25-30 cm tra un tubero e l'altro, 60-70 cm tra le file, interrati per circa 10 centimetri. Scusate, c'è casino, ma vi faccio vedere. Eccola là, eccola lì. Quando mi vede, quando mi vede, non riesce a mantenersi, non riesce proprio a star zitta. Ecco le altre che fanno da eco. E vi faccio vedere una cosa, vedete lì? Qui abbiamo le nuove galline che ho acquistato ieri, delle Livornesi, sono tre. Ho diviso il pollaio, ma questo lo vedrete poi in un altro video. Hanno acqua, cibo, ovviamente, riparo notturno, coi bentato. Hanno tutto, il tempo che si ambientano e poi le libero. Torniamo a noi. Messa a dimora delle patate è veramente semplice, è più il lavoro di preparazione che altro. Un tubero a 10 cm di profondità, radichette rivolte verso l'alto, perché è da lì che nascerà la pianta. 30 cm di distanza abbiamo detto, vi avevo fatto vedere nel video dei piselli, il mio palmo circa 20 centimetri, quindi un palmo e mezzo. Adesso anche in questo caso, insomma, andiamo a occhio, eh. Ecco, vedete,
ho quasi due palmi, sono 30 centimetri, 35 centimetri. E si va avanti così per tutta la fila. Ne metto un po' e poi vediamo come le ricopriamo e poi chiudiamo qui. L'ho dovuto interrompere perché una di quelle galline nuove è riuscita a trovare un buco, c'era nella rete, è passata, le altre la stavano massacrando, quindi ho salvato una vita. Allora ricominciamo. Le operazioni da fare poi, almeno quelle che faccio io, metto un velo di cenere di legna nel solco, copro anche le patate uguale, copro con la terra asciutta, e se la terra è asciutta irrigo ovviamente. In questo caso, anche se è leggermente umido il mio solco, col terreno argilloso, uno dei pochi vantaggi è quello che mantiene l'umidità. Un po' di acqua ce la do e termina lì. Le operazioni da fare poi saranno quelle di, mano a mano che cresce la pianta, fare la rincalzatura, passare vicino o con la zappa a mano o con un motocoltivatore, raccogliere la terra e accostarla al tronco della pianta, in modo tale che i tuberi che sono in superficie non vedano la luce. Questo è importante perché quando la patata vede la luce forma una sostanza chiamata solanina, che per noi in quantità elevate è velenosa per noi che le mangiamo. Quindi le patate che hanno quel colore verde lasciatele perdere, non devono avere quel colore lì. Per evitare questo si accosta la terra 2-3 volte durante il ciclo vitale della pianta, in modo tale che le patate restino sempre sottoterra. Se volete mettere un concime, qui il concime migliore è quello ricco di potassio, quindi la borlanda è la cosa migliore che potete mettere, se ne avete bisogno. Ecco, questa è la patata che vi dicevo prima, ha soltanto le gemme qui e quindi l'ho messa intera. Consociazioni, le patate vivono bene vicino al mais, infatti qui una volta recintato terrò 1-2 filari per il mais che l'ho già messo in semenzaio, e i fagioli, e vi scrivo qui in sovraimpressione tutti gli ortaggi con i quali la consociazione è vincente. Ci rivediamo quando ho finito la semina e vediamo le operazioni conclusive. Dal momento che voglio suddividere i rischi, perché conosco il mio terreno, dal momento che, come vi dicevo, è molto argilloso, basta qualche pioggia, si compatta e le patate, se vengono, vengono patate novelle, quelle piccole così. Allora ho tenuto da parte un po' di patate e le metto qui nello stesso cassone dello scorso anno. Gli ho dato una pulita, ma non del tutto. Qui vedete, ho le cime di rapa, sono nate in fiore, e le lascio così finché posso perché mi attirano gli insetti impollinatori. Anche lo scorso anno qui era pieno di bombi, era uno spettacolo da vedere, volavano da un fiore all'altro, servono tantissimo. Si stanno risvegliando adesso, quindi lasciargli un po' di fiori da qualche parte è una cosa buona. E gli unici fiori che vengono in questo momento sono quelli delle piante appunto invernali che sono andate in fiore, e queste sono le cime di rapa. Lì ad esempio ho il cavolo nero, anche quello in fiore, lo terrò così e spero di fare una cosa buona per gli insetti impollinatori. Tornando a noi, qui ho dato una pulita, è molto facile da pulire il cassone no dig, vengono fuori interi ciuffi di erba con tanto così di radice, tolgo tutto, aggiungo il compost nuovo e vado avanti. In questo caso ovviamente i solchi non li faccio, preparo una buca semplicemente e metto dentro la patata. Posso stare anche un pochino più vicino col no dig, è molto molto morbido, quindi lo spazio per crescere le patate ce l'hanno comunque, è uno dei vantaggi della coltivazione nel compost. Non rispetto i 70 cm tra una fila e l'altra perché non ci devo passare con molto coltivatore, e questo è un altro vantaggio ancora. In pratica con questo tipo di coltivazione non si usa più molto coltivatore, non si usa più niente. Le erbe spontanee che vengono fuori, se si vogliono lasciarle si lasciano, altrimenti si tolgono. Faccio vedere come si fa, è di una semplicità. Se viene fuori con la radice bene, se no quello che c'è si toglie. Ecco qui, guardate, vedete, camminano sottoterra, quando si vedono le si tolgono, è tutto molto semplice. Io ho passato solo un po' il rastrello, non ho fatto altro. L'anno scorso qui ho avuto una buona resa, se non sbaglio 3-1, che per me è buona visti i precedenti. Aspetto a chiudere per il semplice fatto che mi serve poi capire dove ho messo le patate, quindi chiudo dopo, passo la mano. Allora, sul fatto di non seminare le patate sempre nello stesso punto e fare una rotazione di 3-4 anni, Charles Dowding, che è quello che un po' ha portato avanti e porta avanti questo sistema, praticamente sono 6-7 anni che semina le stesse patate nello stesso punto e non ha malattie di nessun tipo. Ora non mi chiedete come mai, non lo so.
Allora, detto fra me e voi, ma poi lo vedremo al momento del raccolto, queste poche patate qui mi renderanno molto di più di tutte quelle che ho messo da quell'altra parte. Di là ho fatto tre file, avrò messo 3,5 kg sicuro, qua ne ho veramente poche. Questa è una di quelle patate dello scorso anno. Non vedo gemme, adesso se c'è un buco libero lo metto. Bene, giunti a questo punto, adesso l'operazione è semplice, no? Qui semplicemente con le mani, senza premere, senza calcare. Oh, guardate, vengono fuori patate. Questo è finito, gli do solo un po' d'acqua dopo. Andiamo a coprire quelli in piena terra e poi chiudo il video. Le tre file che ho fatto di patate si presentano così, giusto un velo di cenere. Ora copriamo, ma è veramente elementare come cosa, eh? Il prossimo passo che devo fare, ma voi non lo vedrete, sarà quello di recintare. Avrei dovuto farlo prima, ma avevo fretta di terminare il lavoro. Se sentono l'odore, tempo una notte, qui non trovo più niente, tra cinghiali e istrice. In quel caso avrò dato da mangiare a qualche animale. Ok, allora evito di farvi vedere l'altra operazione. Qui adesso un goccio d'acqua e abbiamo terminato il lavoro delle patate. E più la preparazione nel terreno, se lo fate a mano è abbastanza tosta, insomma, se vi aiutate con una motozappa o un motocoltivatore è più semplice. E poi il lavoro grosso, insomma, il lavoro grosso è quello di tagliare le patate. Se volete provare la tecnica della cenere, bene, io è il primo anno che lo faccio, di solito mettevo solo la cenere nei solchi e risolvevo il problema. Fatele asciugare un paio di giorni dopo che le avete tagliate. Bene, è tutto, spero che vi sia stato utile. Se avete altre tecniche volete dirmele, io sono ben contento di imparare. Iscrivetevi, lasciate un like, guardate il blog ogni tanto, ci sono cose che vi possono tornare utili. Affronto un po' di argomenti che si affrontano normalmente nella vita in campagna. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.